scherzi, aprire mentre si canta, anzi tra l'altro vicino a noi proprio nello stand a fianco abbiamo anche delle amiche canterine che quindi cantavano bene anche la canzone che è stata presentata a Sanremo, lo ricordiamo, da Gianni Morandi, e che effettivamente ha avuto tantissimo successo, poi l'ha avuto anche insomma la serata in cui ha fatto, diciamo così, ha cantato insieme a Jovanotti, ma è un artista molto simpatico che quindi arriva al cuore di tutte le persone, soprattutto anche di tutte le donne. Lo so Raffa, che mi devi fare una ragione, mi spiace, è così. Volevo raccontarti una notizia che ho trovato molto interessante. Ti piace il Simpson? Fammi sì o no per la testa. Sì? Ok, perfetto. Mi dispiace però perché in realtà già un altro ha preso il tuo posto nel lavoro per quanto riguarda guardare tutti gli episodi dei Simpson, essere pagato in Inghilterra, mi dispiace, quindi si dice che il vero Homer vive in Inghilterra, e ti racconto un po' questa cosa, no? Lui è appassionato dei Simpson e quindi quando suo fratello gli ha detto che cercavano una persona che si mettesse lì davanti alle TV e guardasse tutti quelli che sono diciamo così le puntate, quindi gli episodi, e annotare ogni singola frase, ogni immagine che cambiava nel corso delle puntate, ebbene mi ha detto ma perché no, ma sì dai lo faccio. E insomma lui viene pagato $5,000 all'anno, non è tantissimo, vabbè non lo so. Probabilmente sì, dai. Ti addormenti, ti dici, allora devono prendere un atto elettrico, così sono sicuro di arrivare sicuramente quello che è il loro, diciamo così, essere, va bene. No, non lo so, io non so che lavoro devo fare. La cosa comunque è quella interessante, essere qui, insomma, raccontare queste notizie un pochettino sciocche, ma che secondo me in queste giornate vanno anche raccontate, perché insomma sappiamo che siamo un po' attorniati da tantissime notizie che insomma non è che lasciano scampo troppo a quella che è una quotidianità di benessere, ma è giusto che anche la radio porti in qualche modo il sorriso tramite la musica, tramite le parole e tramite gli amici che come sempre anche in questi 4 giorni sono con noi all'interno della Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola. Veniteci a trovare insieme nella Reti Tech e niente, basta, io direi che possiamo finire qui, nel senso che lanciamo la pubblicità, ci fermiamo per una piccola pausa, poi l'ultimo quarto d'ora insieme. Tra noi stiamo parlando di come proseguire la nostra mattinata, ho fatto anche sentire il mio Raffa, vedete così fa vedere che effettivamente è la lettura di lui, mi sta criticando, io glielo sento questa almeno, sa forse anche con chi ho a che fare, sta criticando la notizia che sto cercando, perché c'è una professionista che dice che è una ragazza che fa cantare e non c'era troppo grande perché gli faceva venire l'entrania. Che è diventato virale, ma la cosa carina, come direbbe una delle mie figlie,
che sono e che insomma loro, vabbè, al di là di fare una chiesa insieme, ma hanno trovato il modo per rimanere giovani, no? Anche nello spirito. Quindi in questo senso dicevamo, fare anche un po' di sport aiuta sicuramente. E mi hai fatto l'esame? Roba? No. Una, sei proprio scarso. Allora ti devo portare a una sauna ad Alba, si chiama la Spab, si beve anche la birra. Cosa scendiamo dopo? Adesso stavo vedendo, volevo sentire canzone inutile che non mi ricordo. Ah già, ma la canzone inutile non ci ricordiamo così rapido, vi do uno spoiler così completiamo l'opera e conoscete appieno il mio collaboratore. Ieri mi ha detto: Simo, ma hai visto il video di Elodie? Di Elodie, non so, se voi non l'avete visto andatelo a vedere. Perché lui mi ha detto: il ritornello vale la pena, no? Nel senso che ci siamo chiesti se effettivamente il suo ritornello fosse così importante come video, o se effettivamente, secondo me, darete ragione a noi, insomma, voi guardate quel video solo per la bellezza di Elodie. Perché balla bene. Perché balla bene, perché balla bene in abiti, direi, molto moderni. Però voglio dire cosa mi ha detto ieri, perché se vi dico cosa mi ha detto Raffa ieri, non possiamo perché poi magari ci sono delle persone che non sono maggiorenni che ascoltano e noi non possiamo dire queste cose, però lasciamo a voi la visione di questo video. Nel frattempo ci ritroviamo nei prossimi giorni, come sempre, qui alla fiera. Ciao! Ciao! Ok!